Ben trovati, ultimo appuntamento settimanale con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Era stata definita una sorta di gara spartiacque, una gara da ultima spiaggia per il Foggia di Mirko Cudini. Tale si è rivelata anche per il groviglio di emozioni che ha saputo regalare nell'arco dei 90 minuti e passa. Tutto bene quel che finisce bene. Il Foggia, dopo circa due mesi, si riconcilia con la vittoria, vince 3-2 con il Monopoli, si rilancia anche in classifica e lo fa a conclusione di una prestazione che scaccia anche i dubbi, le perplessità emerse, ed erano sinceramente tante, dopo il cappotto di Torre del Greco contro la Turris. È una vittoria che vale doppio anche perché il Foggia è riuscita a conquistarla in inferiorità numerica, e questo è un elemento da tenere in grande considerazione anche per quello che è stato lo spirito del gruppo che è emerso in questo match, che era davvero da dentro o fuori. Evidentemente nella sostanza non cambia molto, perché il Foggia resta sempre lì impelagato nella lotta per evitare i play-out, ma questo è un successo che dà nuovo slancio ai rossoneri, soprattutto gli fa ritrovare qualche certezza in più che negli ultimi periodi erano venute clamorosamente meno. Abbiamo visto una gara di alta intensità emotiva, ma abbiamo visto anche alcune cose sotto il profilo squisitamente tecnico di grande rilevanza. Almeno tre gol, se non quattro, sono stati di straordinaria fattura, a cominciare dal temporaneo vantaggio di Ardizzone, che ha fatto calare il gelo sullo Zaccheria, per proseguire con il temporaneo 2-1 siglato da Sant'Agnello, fino al 2-2 di Viteritti. Ma come dimenticare anche la perla di Gagliano, quando ormai il match pareva avviato inevitabilmente su un pareggio. Il Foggia deve trarre spunti interessanti da questi ultimi 90 minuti per provare quanto prima a tirarsi fuori definitivamente dalle secche della classifica. Insomma, Cudini cercava risposte convincenti da parte della squadra, le ha avute, un pizzico di fortuna che non guasta mai ha fatto poi anche la differenza, perché oggettivamente il Monopoli avesse trovato il pari nei minuti, nei convulsi minuti finali, con quel doppio legno che ha colpito, probabilmente alla fine non ci sarebbe stato nulla da dire, perché è stata una gara giocata sul filo del perfetto equilibrio. Ma il Foggia aveva necessità assoluta di ritrovare il successo, il primo di questo 2024 che fino a ieri era da incubo, e da questi 90 minuti adesso si può ripartire con un briciolo di ottimismo in più. Occhio però, perché il calendario non è per niente alleato del Foggia. Si torna in campo lunedì prossimo in un'altra sfida da prendere con le pinze a Fanuzzi, contro questo Brindisi che nell'ultima gara di campionato è riuscito a imporre il pari sul campo della capolista Juve Stabia, e poi un trittico di fuoco contro Crotone, Benevento e AZ Picerno. Chissà fra quattro turni dove ritroveremo il Foggia in classifica. Ciao.